Con questa prima puntata inauguriamo una serie di interviste impossibili a luoghi ed attrazioni più importanti degli Stati Uniti d'America. Iniziamo subito da colei che ha fatto effettivamente la storia degli Stati Uniti d'America e rappresenta probabilmente quello che è il mito americano per tantissime persone, sia americani ma anche del resto del mondo ovviamente, e quindi do il benvenuto alla Route 66, grazie di essere qui con noi, collegata da Tulsa in Oklahoma. Ciao Roberto, grazie a te per avermi invitata. So che hai un debole per me e questo mi rende particolarmente felice di parlare con te. Cara Route 66, è un piacere enorme per me averti qui collegata, pronta a rispondere ad alcune delle mie domande. Sei una delle strade più iconiche del mondo, sicuramente una delle più conosciute, se non forse la più conosciuta in assoluto. Come ti senti ad avere un ruolo così importante nella cultura americana, ma direi anche nella cultura mondiale? Grazie per l'invito. Essere la Mother Road è un onore. Ho visto generazioni di viaggiatori percorrermi, da famiglie in cerca di nuove opportunità durante la Grande Depressione a turisti moderni alla ricerca di un pezzo di storia americana. La mia esistenza è un viaggio continuo. La tua storia inizia nel lontano 1926, ormai quasi 100 anni fa. Sono curioso di sapere cosa ricordi di quel periodo storico. Ero nata dalla necessità di collegare il cuore dell'America, da Chicago a Los Angeles. All'epoca le strade erano frammentate e difficili da percorrere. Sono stata progettata per essere una via continua, facilitando il commercio e il movimento delle persone. Ero un simbolo di progresso e speranza. Senti, durante la Grande Depressione hai giocato un ruolo cruciale per milioni di persone. Puoi raccontarci di più di quel periodo? Certamente. Durante la Grande Depressione, molte famiglie disperate cercavano nuove opportunità a Ovest. Io ero la via principale per questi migranti, fornendo un percorso verso terre promesse e un futuro migliore. John Steinbeck mi ha persino chiamata Mother Road nel suo libro Furore. Ero una linea di vita in tempi difficili. Senti, andando più avanti invece negli anni 50 e 60 sei diventata un simbolo dei viaggi on the road. Tra l'altro quella cultura è arrivata prepotente anche in Europa. Io parlo in Italia, ma ovviamente in tutta Europa, probabilmente in tutto il mondo. Insomma, so di tanti turisti che si sono affezionati a quel periodo. E a proposito di quel periodo, com'è stato? Ce lo puoi descrivere un po'? Gli anni 50 e 60 furono un'era d'oro. L'America stava prosperando e io ero il simbolo della libertà e dell'avventura. Auto colorate, motels eccentrici, diners e attrazioni stravaganti spuntavano lungo il mio percorso. Viaggiare su di me era sinonimo di scoprire l'ignoto e di godersi il viaggio tanto quanto la destinazione. Senti, andando ancora avanti a livello temporale, ad un certo punto nella storia è iniziata la costruzione delle autostrade, delle interstatali, che hanno velocizzato tanto gli spostamenti, ma al tempo stesso hanno anche decretato un po' il tuo declassamento. Come hai vissuto quel periodo? È stato difficile. Le autostrade interstatali erano più veloci e dirette e io sono stata gradualmente sostituita e dimenticata. Molti dei miei tratti furono declassati o abbandonati e le città lungo il mio percorso soffrirono economicamente. Tuttavia, non sono mai stata completamente dimenticata. Ma infatti, durante gli anni, tra l'altro, so che hai assistito a cambiamenti significativi anche del paesaggio e delle persone che ti attraversavano. Puoi condividerci qualche ricordo? Ho visto di tutto. Dalle carovane di Okies che fuggivano dalla Dust Bowl agli hippie degli anni 60 in cerca di libertà. Ricordo con affetto i bambini che guardavano fuori dai finestrini delle loro auto familiari, con gli occhi pieni di meraviglia. Ci sono state migliaia di storie d'amore, d'avventura e di speranza lungo le mie strade. Ogni giorno portava qualcosa di nuovo. Senti, negli ultimi
decenni, per fortuna direi, ma anche grazie a tantissime persone che non vogliono assolutamente abbandonarti, c'è stato un rinnovato interesse per te, per la Route 66 e per quello che rappresenti. Come ti senti riguardo a questa, chiamiamola così, rinascita culturale? È emozionante vedere quanto amore e interesse ci sia ancora per me. Il movimento di conservazione mi ha salvata dall'oblio e oggi sono una destinazione turistica amata. I viaggiatori moderni sono affascinati dalla mia storia e dal mio carattere unico. Sono grata per ogni persona che decide di percorrermi e scoprire le mie storie. Beh, a proposito di storie, allora ti direi anche... tu hai una lunghezza di oltre 3.700 km, è difficile ormai oggi poter dare un valore assoluto di questo, però sicuramente hai centinaia, forse migliaia di punti di interesse lungo il tuo percorso da Chicago fino a Los Angeles. Quali sono i punti di riferimento, diciamo più iconici, che i viaggiatori non dovrebbero assolutamente perdersi durante il loro road trip sulla Route 66? Oh, ce ne sono tanti! Il Cadillac Ranch in Texas, il Wigwam Motel in Arizona, il Santa Monica Pier in California, solo per citarne alcuni. Ma non dimentichiamo le città più piccole come Tucumcari, nel New Mexico, con i suoi storici neon, o Pontiac, in Illinois, con il suo museo dedicato a me. Ogni miglio offre qualcosa di unico, dalle piccole città pittoresche ai grandi panorami desertici. Senti, tu prima hai menzionato Steinbeck, per cui non posso fare a meno di farti una domanda. Ha ispirato effettivamente a livello culturale tantissime forme d'arte, no? Intendo, non so, la musica, la letteratura, ma anche la fotografia, ma non solo, insomma, mi vengono in mente anche tanti disegni che ho visto dedicati a te. Qual è il tuo rapporto con queste forme di espressione? Sono orgogliosa di essere una musa per tanti artisti e scrittori. La mia essenza è catturata in canzoni come Route 66 di Nat King Cole e in film come Cars della Pixar. La letteratura ha reso immortale il mio spirito pionieristico. Ogni opera che mi menziona contribuisce a mantenere viva la mia leggenda e a ispirare nuove generazioni di sognatori e viaggiatori. Anche tu, con il tuo libro Route 66, il mito americano, contribuisci a rendermi immortale. Tra l'altro, so che ne stai scrivendo uno nuovo. Sono davvero curiosa di leggerlo. Eh beh, sì, è vero. Insomma, ho quasi finito. Poi appena completato te ne manderò sicuramente una copia. Avremo occasione di rivederci e ti porterò una copia del libro. Senti, io vorrei chiederti anche, visto in questo momento il cambiamento climatico, insomma, è uno degli argomenti piuttosto forti, di cui tutte le persone parlano e, insomma, siamo anche preoccupati di questo. Io penso che tu negli anni, in questi quasi 100 anni, non li dimostri, però, insomma, ce li hai, cosa hai visto? Qual è stato il cambiamento più grosso che hai dovuto affrontare? Come, diciamo, qual è la tua prospettiva su questi temi? Come ti poni? Ho visto il paesaggio cambiare drasticamente. Il cambiamento climatico è una realtà tangibile, con inverni più rigidi e estati più torride. Anche l'urbanizzazione ha avuto un impatto significativo. Tuttavia, vedo anche un crescente interesse per la conservazione e la sostenibilità. Molte comunità lungo il mio percorso stanno lavorando per preservare non solo la mia storia, ma anche l'ambiente che mi circonda. Grazie. A questo punto, parlando un po' di viaggi, perché immagino che molte persone che stanno guardando questo video hanno il desiderio di percorrerti o comunque sia di venire a conoscerti, magari non possono percorrere tutto il tuo tratto, ma una parte probabilmente sì. Cosa vorresti dire a queste persone che intendono fare un viaggio lungo la mitica Route 66? Prendetevi il vostro tempo. Non sono solo una strada, sono un'esperienza. Ogni curva ha una storia, ogni fermata ha un ricordo. Viaggiare su di me significa immergersi in un pezzo di storia americana. Godetevi il viaggio, non solo la destinazione. E per favore, rispettate il paesaggio e le comunità lungo il percorso. Come vedi il tuo futuro? Come vedi il futuro della Route 66? Il mio futuro
è nelle mani delle persone che mi percorrono e delle comunità che mi sostengono. Sento che c'è un forte desiderio di preservare ciò che rappresento: la libertà, l'avventura e la storia. Con il giusto equilibrio tra conservazione e innovazione, posso continuare a essere un faro di ispirazione per molti anni a venire. Grazie, grazie infinite. Hai dedicato del tuo tempo per questa folle intervista impossibile, la prima tra l'altro di una serie, insomma, che farò via via nel corso dei mesi. Io devo dire che mi sono un po' emozionato a parlare con te, non è cosa che capita tutti i giorni, ed è stato un immenso piacere parlarti. Ciao Route 66. Il piacere è stato mio. Buon viaggio a tutti e get your kicks on Route 66. Ciao Roberto, ti aspetto. Ciao Route 66.